Andiamo verso il prossimo talk, che è anche l'ultimo talk della giornata. In particolare abbiamo con noi Emanuele De Lucia. Ciao Davide. Ciao, 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 come stai? Abbastanza bene, abbastanza bene. Tu ti vedo brandizzato Hacking Bot. Ah, Lei è optato sì, per la Polo. per la Polo, bella. Praticamente ci ha rifatto a me, ha rifatto completamente Il guardaroba. sì, il guardaroba quest'anno, basta, per tutto l'inverno sono a posto, felpa, polo e maglietta, adesso sono a posto, mancano i pantaloni e secondo me presto vedremo anche le mutande, prima o poi, perché è tutto Sono l'inverno. belle, devo dire, sono belle, Sì, sono belle. allora. Emanuele è un appassionato professionista dell'IT Security, attualmente è il direttore di un'azienda che si chiama del gruppo Cluster 25 e ci parlerà il titolo del suo talk è Guida Galattica per nuovi operatori ransomware. Secondo me mi sembra molto simpatico, una vista dall'interno e spunti sulle pratiche di detection. Sì. E adesso io non vedo l'ora di sentire questo talk. Vai Emanuele, ti lascio la parola. Va bene, grazie Davide. Ciao a tutti. Spero si vedano bene le slide. Dunque, grazie da Kimbo per questa opportunità. Ringrazio anche tutti coloro che sono online in questo momento. Come preannunciava Davide, parleremo di ransomware. Dunque, questo è un topic che recentemente è finito nelle prime pagine di tutti i giornali di settore, perché effettivamente ci sono stati degli eventi, soprattutto in ambito nazionale, che hanno acceso i riflettori su queste gang, su questi gruppi criminali specialisti nell'estorsione in ambito cyber. Contrariamente a quanto accade solitamente, però oggi non andremo ad analizzare questo evento in relazione a qualche analisi post incidente o a livello tecnico. Cercheremo però di analizzare quello che è un pochettino il principio, no? Di come queste gang criminali si muovono e soprattutto le strategie che adottano per reclutare nuovi adepti, nuovi affilati, affiliati e quello che si inventano in qualche caso nel fornire manualistica come quella che andremo ad analizzare oggi per attirare l'attenzione di queste nuove leve. Dunque, io inizierei dicendo e facendo presente cos'è un'organizzazione criminale orientata all'estorsione. Oggi come oggi sono delle vere e proprie organizzazioni criminali, sempre più simili, sempre più vicine a quelle che sono vere e proprie aziende. Hanno addirittura dei marketing specialist all'interno che si occupano del loro brand, della loro immagine. Ed hanno come scopo, come banalissimo scopo, quello di fare soldi. E con la stessa strategia, fondamentalmente, attirano nuovi affiliati, e cercano di reclutare quanti più pentester, operatori, possibili nelle loro fila. Non è sempre facile identificare, la struttura, l'organizzazione di queste, chiamiamole, aziende. E soprattutto le loro interrelazioni spesso hanno delle complesse interrelazioni, a volte chiamiamole così di tipo professionale, altre volte di tipo interpersonale, quindi conoscenze dirette. Quindi non è sempre facile posizionare le azioni e le operazioni che questi signori svolgono all'interno di un contesto ben definito e ben delineato. Dunque, io inizierei presentandomi. Sono, come ha già detto Davide, Emanuele De Lucia, ricercatore di sicurezza e specialista in ambito threat intelligence. Ad oggi sono il direttore del gruppo Cluster 25, che si occupa esclusivamente di attività in ambito
cyber intelligence e analisi delle minacce. Posseggo un blog personale, emanueledelucia.net, semplicissimo. Nelle mie verticali ci sono l'ingegneria inversa e la risposta agli incidenti. Ho approfondito molto temi come le tecniche di persistenza ed evasione, nonché tecniche di attribuzione e classificazione del malware. Oggi quotidianamente seguo attività con il mio team di Global Threat Hunting, appunto Cyber Intelligence. Questa è l'agenda che ho preparato per l'intervento. Direi che nella prima parte c'è un pochettino di contesto, un pochettino di quelle che sono le motivazioni già in parte accennate che muovono queste persone e un pochettino di intelligence sugli autori di questo manuale. Da Material in poi, cioè è praticamente l'agenda che l'autore stesso di questo manuale che andremo ad analizzare ci propone, e quindi un kit per iniziare, uno scenario che prevede lo sfruttamento di almeno 3 vulnerabilità, poi degli extra come l'evasione delle misure dei sistemi di protezione degli endpoint, una verticale su VMware, NAS e backup e delle tip per diciamo rimanere sicuri nella corrispondenza e nell'anonimato. Infine ci sono delle mie conclusioni un pochettino per difendersi da questa minaccia. Dunque, il contesto. Iniziamo col dire che entrambi gli autori, perché in realtà sono 2 che hanno scritto questo manuale, alla fine di agosto 2021 aprono un nuovo thread su di un forum abbastanza famoso, condividendo un manuale che appunto in russo chiamato Manual, che viene definito disponibile per la condivisione attraverso un processo e una procedura di controllo, di vetting degli utenti che desiderano scaricarlo. Questo manuale si rivolge a degli operatori ransomware che già sono in attività oppure che vogliono diventarlo, comunque desiderino diventarlo. È diviso in capitoli ben definiti, specifici, tutto scritto in lingua russa, e tocca dei topic come l'anonimato online, lo sfruttamento di determinate vulnerabilità e appunto, come accennato in precedenza, qualche tip per l'evasione di sistemi di sicurezza. Una cosa importante, il manuale che stiamo per analizzare non è il manuale che di Conti, il famoso manuale Conti, liccato da un esponente del team che a quanto pare non veniva pagato abbastanza e che ha condiviso con il mondo intero il manuale operativo che il sindacato Conti, sindacato non inteso come CGL, sindacato nel senso di gang criminale, condivideva con i propri affiliati per agevolarli nelle operazioni. Le motivazioni, dunque, perché questi signori condividono conoscenza, no? In questi canali? Beh, la prima risposta è sicuramente una crescita reputazionale all'interno della comunità criminale. Io credo che in questo caso sia un mantenimento della reputazione all'interno della comunità criminale, perché entrambi i signori di cui stiamo parlando sono già un bel po' inseriti all'interno di questo contesto, quindi dell'underground criminale di lingua russa, e diciamo hanno una buona seniority e sono generalmente molto rispettati. In qualche caso è possibile che abbiano partecipato anche ad attività di mediazione tra diversi gruppi criminali per la condivisione di informazioni o comunque la compravendita di particolari accessi, per esempio, mi può venire in mente. La seconda motivazione è, come accennavo all'inizio del mio intervento, la capacità, la volontà di reclutare nuovi affiliati per i cartelli ransomware. Quindi questo, principalmente il primario autore di questo manuale, agisce proprio come un vero e proprio recruiter per poi girare queste persone, questi nuovi individui, questi nuovi affiliati
sui cartelli che più o meno sono a lui, verso i cartelli che più o meno sono a lui vicini. E poi perché si fa autopubblicità. Fondamentalmente lui è molto attivo anche nella creazione di materiali di training, come how-to, video, slide, ed offre un corso a pagamento alla modica cifra di $4,000 per diciamo fare un corso approfondito di penetration testing, inizializzando diciamo nuovi criminali informatici al mondo del ransomware. Pagando i $4,000 ci sono molti scenari di breach, molti più scenari di breach rispetto a quelli che rispetto al singolo, all'unico presente nel manuale condiviso liberamente. Offre tool custom alla propria clientela e una del generico supporto che non siamo ben riusciti a capire cosa, forse supporto per il materiale che condivide o se supporto per operazioni vere e proprie. Dunque, questi sono gli autori, il primo è Buzzlord, il secondo è Nemesi. Preciso che i nomi, i nickname utilizzati all'interno delle slide sono di fantasia, di mia fantasia, per proteggere un pochettino quello che c'è dietro, no? L'operazione che porta ad acquisire una certa mole di informazioni. Quindi, però, chi riuscisse a dimostrare un minimo di need to know può accedere, contattandomi in privato, diciamo, ai reali nickname, qualora volesse. Comunque, Buzzlord è il principale autore di questo manuale. Lui ha fatto carriera nell'underground criminale partendo come IAB, quindi fornendo iniziali credenziali di accesso, quindi focalizzandosi nell'acquisizione di credenziali di accesso, supportando inizialmente programmi RAS, quindi programmi come Ransomware as a Service, per poi fare carriera, appunto, partecipando attivamente come affiliato pentester o in un team di affiliati pentester, e poi specializzandosi nel materiale di training e reclutamento. Come già detto, è specializzato in servizi di training e programmi di addestramento al mondo cyber nell'underground di lingua russofona. È stato associato internamente da noi a gruppi quali Lockbit, Ransom, AXX, Revil e Avadon, ex Revil. E per interrelazioni personali anche con il gruppo Babook, di cui probabilmente conosce di persona il coautore di questo manuale. È molto attivo nella produzione di questi materiali, quindi è molto presente, molto attivo e insomma ha una vera e propria scuola di training per queste persone. Il secondo autore, come accennato, è il coautore del manuale, è uno dei maggiori esponenti del sindacato Babook e collabora appunto spesso con Buzzlord sui materiali di training. Dunque, questa è una veloce infografica per le relazioni di Buzzlord. Come accennavo all'inizio, non è facile comprendere quali effettivamente siano le relazioni dei team, è ancora più complesso, diciamo, ricostruire una catena di relazioni affidabili dei singoli individui. Ci siamo parzialmente riusciti per Buzzlord, è come dicevo, un individuo molto attivo, sia in social network come VK e altri forum come UAC, per esempio, sicuramente molto attivo su XSS ed ovviamente ha relazioni, come accennato, interpersonali con Nemesis, che a sua volta è collegato ai sindacati Babook e Groove e agli autori e i fondatori del forum ransomware centrico chiamato RAMP, con Kite che ne fa da moderatore. Groove è salito di recentissimo alle cronache per aver minacciato gli Stati Uniti, no, come vendetta per le azioni di arresto di componenti Revil, minacciando anche ospedali italiani in maniera diretta.
e poi rimangiare tutto e mangiarsi tutto dicendo che era, era un troll gigantesco, e ci sono cascati tutti. Dunque, arrivando al materiale vero e proprio che Buzzlord ci propone, abbiamo, diciamo, componentistica abbastanza standard. Forse la cosa interessante è che lui identifica precisamente dei servizi da utilizzare come private internet access per coprire le proprie tracce online, e poi altri tool abbastanza standard come Nmap, SoftPerfect, Gmail, Veracrypt, eccetera, eccetera. In realtà SoftPerfect è un tool che abbiamo osservato internamente anche in risposta agli incidenti in maniera attiva, almeno da altri due sindacati ransomware, fra i quali Conti, e sta prendendo piede abbastanza velocemente come standard negli strumenti di enumerazione utilizzati dai gruppi ransomware, secondo noi. Poi c'è Tox, ovviamente, Jabber, che è lo standard per le comunicazioni, e poco altro. Lui suggerisce inoltre un'architettura standard per i nuovi affiliati. L'architettura prevede un collegamento diretto con la VPN che ha identificato nelle prime pagine, poi Veracrypt per la crittografia dei dischi, il player VMware per le macchine virtuali, Kali e Windows 10 come sistemi operativi. Allora, qui si entra nel vivo dello scenario che Buzzlord propone come materiale di training alla propria utenza. Lui immediatamente consiglia di andare su un servizio online che è mascan.online. È un servizio direttamente raccomandato dall'autore, serve quasi esclusivamente utenza di lingua russa ed accetta pagamenti quasi esclusivamente in BTC, ultimamente anche in Monero, ma esclusivamente via valuta virtuale, quindi diciamo non è un servizio totalmente lecito. Nello scenario di breach, viene identificata una vulnerabilità su un Fortinet SSL VPN, identificata da CVE 2018-13-37-9, che sfrutta, quindi che è in grado di consentirci l'accesso ad un particolare file e quindi di acquisire le credenziali di accesso. Dunque, per quanto riguarda la nostra prima regola di detection, di mitigazione, la vulnerabilità che Buzzlord propone di sfruttare è abbastanza standard. All'interno del codice di exploit, che poi a cui si riferisce direttamente, c'è l'URL che l'exploit appunto tenta di raggiungere, che può essere tradotto in una nostra regola specifica, in una nostra regola sigma specifica, poi a sua volta ancora tradotta in un linguaggio adatto ai nostri sistemi di monitoraggio. Comunque, diciamo, tecnicamente c'è credo poco da approfondire, in quanto è un URL specifico ricercato dall'exploit che poi va a matchare la nostra regola in un match 1-1 praticamente. Dunque, nello scenario di breach, quindi il nostro attaccante è riuscito ad acquisire un primo accesso via credenziale VPN. A questo punto l'autore suggerisce un'enumerazione interna degli host e una scansione di Eternal Blue attraverso i moduli che SoftPerfect permette di sfruttare direttamente.
Come detto in precedenza, SoftPerfect è stato osservato anche in attività di incident response, quindi verso soprattutto in almeno altri due associabili ad almeno altri due attori ransomware, fra cui Conti, e il nostro autore suggerisce di performare, una volta acquisite le credenziali VPN, immediatamente una scansione ICMP più ARP scan verso le porte 3389, immancabile nelle operazioni ransomware o comunque in operazioni che arrivano a richiedere un riscatto, praticamente osservabile sempre nelle pratiche di movimentazione laterale, e una serie di altre porte standard che inizialmente potrebbero aiutare il pentester a enumerare efficacemente la rete interna. Suggerisce l'integrazione con Nmap via appunto modulo Eternal Blue SMB, e quindi dice di attendere i risultati. Nello scenario di breach che propone, ovviamente ci sono diversi host vulnerabili ad Eternal Blue, che suggerisce di sfruttare attraverso Metasploit con un payload Metasploiter, quindi una reverse TCP. Dunque, la detection di Eternal Blue MS 17010 può essere effettuata osservando il traffico di rete che genera. Ovviamente è un pochettino più semplice osservarla utilizzando Metasploit. In ogni caso si fa riferimento quasi sempre all'eco response in relazione al dump del traffico, che è standard, in questo caso evidenziato in blu. È possibile scrivere, implementare una nostra regola di detection che vada selettivamente ad osservare quel pattern di risposta per identificare potenziali sfruttamenti di questa vulnerabilità dall'esterno all'interno della nostra rete. Dunque, tornando al nostro scenario di compromissione, il pentester dunque è riuscito ad compromettere almeno una macchina. A questo punto Buzzlord suggerisce di utilizzare l'hash dump per iniziare ad acquisire credenziali interne. Una volta eseguita questa operazione, suggerisce di navigare su un altro sito che serve quasi esclusivamente utenza, anche in questo caso russofona, che è crackmd5.ru, per ottenere credenziali in chiaro rispetto all'output di hashdump. Dopo aver eseguito queste operazioni, suggerisce di eseguire un nuovo network scan, sempre con SoftPerfect, su due servizi specifici, sulla 445 SMB e la 3389 per la movimentazione laterale, utilizzando le credenziali fino a quel momento acquisite, quindi poco prima acquisite. Quindi in questo caso suggerisce di provare un'immediata movimentazione laterale utilizzando le credenziali che già è riuscito, che già sono venute fuori, no, dall'output di hashdump. In questo capitolo poi suggerisce una pletora di altre porte che potrebbero essere di interesse nelle operazioni ransomware, nelle operazioni di estorsione, che vanno da praticamente porte di tipo che servono servizi di tipo generico come proxy e web, a porte relative a tecnologie e servizi specifici come Synology, Beam, MySQL, Veritas, Oracle, ovviamente porte di accesso remoto sempre utili per una questione di movimentazione laterale del network che si sta compromettendo o comunque nel quale si ha già accesso. Sfruttando la scansione di rete interna appena eseguita, l'autore suggerisce anche di iniziare a enumerare gli host interni alla ricerca dei domain controller,
da qui in poi l'autore si focalizzerà tantissimo sulla ricerca dei domain controller, suggerendo varie tip per scovarli, per trovarli. Una delle quali è banalmente guardare il nome host alla ricerca di nomi come DC o nomi come server, no? Una volta identificati i domain controller, suggerisce di sfruttare una particolare vulnerabilità, che è Zero Logon, identificata con la CVE 2020-1472. L'esploit è banalmente disponibile online, quindi suggerisce di scaricarlo e di avviarlo, di eseguirlo contro i DC che sono stati scovati, sono stati trovati. Faccio una piccolissima parentesi, tutto il manuale è un manuale prettamente operativo, le nozioni di tipo teorico sono praticamente a zero ed è un manuale molto incentrato sull'esecuzione di una serie di azioni ben determinate e definite, ognuna delle quali, la maggior parte delle quali da eseguire in esatta sequenza. In questo caso, arrivati alla compromissione del domain controller, lo scenario di breach praticamente si chiude, in quanto l'autore stesso dice che una volta compromessi i domain controller, praticamente si ha in pugno il target sul quale si sta operando. In effetti, quello che accade dopo è un pochettino letteratura. Posso immaginare script di logon logoff via group policy object o VMI, eccetera, eccetera. Insomma, per diffondere payload ransomware di modi, una volta compromessi i domain controller, ce ne sono parecchi. Il manuale comunque si chiude con un consiglio e dice: in caso di sistemi patchati, è raccomandato di muoversi verso altri sistemi, quindi tentare la fortuna verso altri sistemi, oppure un più generico, tentare lo sfruttamento di altre vulnerabilità. Arrivando alla detection per la CVE 2020-1472, questa può essere effettuata via ZIC, di CRCP Data. Se analizziamo l'exploit che Buzzlord stesso suggerisce, vediamo che è abbastanza semplice da comprendere. Abbiamo una costante di tentativi nell'ordine di 2000, che poi controlla un loop fondamentalmente, nel quale un alto ratio di richieste di challenging e autenticazione vengono inviate al servizio target. La regola praticamente si basa sull'osservazione dell'endpoint netlogon per gli eventi di challenging e authenticate, con una condizione nel quale, qualora dovesse verificarsi la prima o la seconda selection, quindi un evento challenging o un evento authenticate su un count per source IP superiore ai 100, potremmo identificare un tentativo di sfruttamento di questa vulnerabilità. Dunque, lo scenario di compromissione si conclude all'interno del manuale. Il manuale però, i contenuti però continuano con diversi extra, uno dei quali è rappresentato dall'evasione dei sistemi di protezione. In realtà questo è, diciamo, il capitolo più corto di tutto il manuale, e dall'approccio molto molto basico e semplicistico. Nonostante l'autore dica di approfondire di più questo argomento nel corso, ovviamente, a pagamento. Comunque l'approccio basico che viene suggerito è basato sulla rimozione, quindi la disinstallazione vera e propria, o il killing dei processi relativi a software di sicurezza, o all'inclusione di zone o all'utilizzo di zone di esclusione. L'autore stesso raccomanda di eliminare, quindi disinstallare completamente via wizard le protezioni di sicurezza che non sono protette da password. Quindi diciamo, potremmo suggerire comunque di proteggere le proprie soluzioni di sicurezza, quindi da via password. L'autore dice che se il sistema è protetto solo da Windows Defender,
basta aggiungere C, l'unità logica C all'eccezione per in qualche modo renderlo silenzioso, silente. Sempre in accordo con l'autore, tutte le soluzioni di sicurezza, anche se qui qualche riga dopo ritratta questa affermazione, ma tutte le soluzioni di sicurezza possono essere killate attraverso due tool. Uno è Gmer, uno è PowerTool. Ho detto che ritratta un pochettino questa formazione per un motivo, perché in effetti lui identifica due prodotti di sicurezza per l'endpoint protection che sono un pochettino più difficili da eliminare, da killare. Dice anche che è fattibile, ma che approfondisce questo argomento nel corso a pagamento. Poi chiude il capitolo dicendo che qualora non dovessimo riuscire a killare il nostro antivirus, navigare sotto le chiavi di registro HK Local Machine Software alla ricerca di chiavi relative alle zone di esclusione del software di protezione che si sta cercando di eludere. Il manuale contempla anche un capitolo relativo a una verticale su VMware e SXI. È molto importante innanzitutto perché è l'unica parte in realtà scritta da Nemesi, che come accennato è un veterano delle operazioni del sindacato Babuk. Il capitolo include una vera e propria guida su come attaccare il vCenter. Quindi in questo caso Nemesi dice che nel 60% dei casi le credenziali disponibili per accedere al vCenter le troviamo nel directory di dominio. Qualora non dovessimo scovare delle credenziali valide per accedere al servizio, di utilizzare un keylogger, quindi di installare selettivamente un keylogger su determinate macchine, al fine di acquisire le password delle credenziali di accesso, spiando fondamentalmente uno degli amministratori di sistema che le utilizzano, e quindi carpirle nel momento in cui un amministratore di sistema le immette per appunto amministrare il servizio. È interessante osservare anche una verticale su ESXi del manuale, perché una medesima verticale è stata osservata in diversi gruppi nel tempo, come Revil, Darkside, Conti e anche Ransom XX o TheFry777. Solitamente questo focus all'interno di queste gang viene supportato dalla fornitura di una variante ransomware in F64 che corrisponde fondamentalmente a 1-1, quindi a un porting 1-1 della corrispettiva versione Windows. Solitamente viene utilizzato questi payload, vengono utilizzati specificando il path del server da colpire. Nel momento in cui gli attaccanti acquisiscono l'accesso al vCenter, la CLI e SXI come command line viene utilizzata per listare le macchine attive, e questo è un passaggio dove anche l'autore del manuale si sofferma abbastanza, perché dice che lui stesso dice che se cifriamo le macchine fondamentalmente non unlocked, quindi attive, c'è il rischio di corruzione, e quindi bisogna fermare i dischi, e quindi bisogna sbloccare i dischi VMDK prima di cifrarli. Questo perché, come lui stesso ricorda, qualora l'attaccante stesso non avesse più la possibilità di recuperare quello che cifra, diciamo anche la base sulla quale si basa l'estorsione, sulla quale viene richiesta l'estorsione, verrebbe meno, quindi verrebbe meno il guadagno fondamentalmente di questi gruppi. Quindi c'è una buona mezza pagina sull'importanza di sbloccare, di chiudere le macchine virtuali prima di procedere a crittografarle. Un'altra tip è relativa ai NAS e ai backup. In questo caso l'autore
suggerisce più una procedura che diciamo una esecuzione tecnica, dice di acquisire e di enumerare quanti più domain admins fino a quel momento siamo riusciti ad acquisire, a scovare all'interno del network che stiamo colpendo. Questi domain admins ci servono poi per utilizzare nuovamente SoftPerfect ed utilizzare il totale delle credenziali di domain admins che abbiamo acquisito per scansionare le porte di Synology, Vim e Veritas. Quindi ovviamente servizi progettati per svolgere funzioni NAS e backup e comunque storage di dati. Allora, lo stesso autore poi ci dice che le credenziali degli account in nostro possesso possono essere direttamente utilizzati via browser accedendo alle API del NAS. Quindi basta aprire il browser, la via più facile secondo lui per utilizzare queste credenziali è aprire il browser, navigare sulle API del NAS che in quel momento ci interessa e quindi provare le credenziali. Lui dice che nel 40% dei casi, non si è capito bene effettivamente da dove esca fuori questa statistica, immaginiamo dalle operazioni che nel passato ha compiuto, utilizzare le credenziali degli amministratori di dominio funziona. Altrimenti, solitamente, gli account attivi su questi sistemi sono quelli di admin, backup e sysadmin. Quindi è consigliabile cambiarli quanto più velocemente possibile. Nell'ultimo consiglio suggerisce di concentrarci su gli storage che abbiano uno storage di spazio maggiore o uguale a 500 GB. In questo caso probabilmente per causare quanto più impatto possibile al perimetro vittima. Una delle ultime tip riguarda Cobalt Strike. C'è da dire che Cobalt Strike è praticamente molto frequente da osservare nelle operazioni che vedono attori ransomware come protagonisti, quasi nella totalità. Ultimamente li stiamo osservando dietro l'utilizzo di Stager PowerShell. Questo permette di caricare fondamentalmente in memoria il payload Cobalt Strike e quindi avere maggiori possibilità di evadere i sistemi di protezione. Questo aspetto è un altro aspetto trattato nel corso a pagamento dell'autore. Un'altra cosa interessante è che uno dei conoscenti del coautore del manuale vende Cobalt Strike, una versione modificata di Cobalt Strike, per decine di migliaia di dollari, a sua detta, che permetterebbe una migliore evasione dei sistemi di protezione. Per finire, l'autore del manuale specifica che comunque Cobalt Strike non sarebbe necessario se i metodi che lui ha suggerito sopra fossero seguiti a modo. Quindi in qualche modo dice che Cobalt Strike non è strettamente necessario per eseguire, per portare a termine un'operazione. Tra gli ultimi extra del manuale c'è una sezione completamente dedicata alla corrispondenza e all'anonimato che le nuove leve devono applicare, e viene suggerito Jabber, vengono suggeriti fondamentalmente due strumenti, Jabber e Tox. Jabber non è nuovo nella comunità underground di lingua russa, è molto utilizzato in quanto supporta crittografia forte e funzionalità di sicurezza abbastanza avanzate. L'autore suggerisce di affittare un server Jabber per $150 al mese da un indirizzo email ben, diciamo, ben specifico, che è beerhost@desecur.biz. Questo per diciamo, avere un maggior controllo sulle comunicazioni rispetto ad utilizzare un server Jabber pubblico
che potrebbe essere attenzionato da law enforcement. L'altro strumento è TOX. TOX è un'applicazione di messaggistica istantanea ad infrastruttura decentralizzata. Applica crittografia permanente end-to-end, che non può essere disabilitata nemmeno volendolo, e è un'opzione di contatto, quella di TOX, molto diffusa fra i cartelli ransomware più in voga, più grandi, tra cui Lockbit, che lo propone proprio come primo metodo di contatto e supporto per parlare con il team, quindi per le trattative, no, dopo una loro operazione. Dunque, per concludere, ho voluto buttare giù qualche azione di mitigazione. Quello che emerge da questo manuale è fondamentalmente non essere una preda facile, non essere un easy win, come viene effettivamente riportato in tanti forum, proprio l'espressione easy win. All'inizio molti affiliati puntano molto più sulla quantità rispetto alla qualità, questo perché devono crescere velocemente il numero di vittime e devono accrescere anche le probabilità di fare denaro. Quindi è ovvio che la probabilità di guadagnare qualcosa cresce al crescere delle vittime con cui, piuttosto che fare affidamento su un'unica trattativa che può anche andare male, per quanto grande possa essere il bersaglio che colpisci. Quindi questo è un punto secondo me molto importante. Spesso quando parliamo con le persone ci dicono hanno dei dubbi sulla potenzialità che queste azioni vengano intraprese contro la loro struttura, contro la propria azienda. In realtà, come vediamo, questi attori sono piuttosto democratici, questi operatori soprattutto all'inizio sono piuttosto democratici. All'inizio viene suggerito di fare un mass scan di internet per trovare delle vittime vulnerabili, per fare un esempio. Un'altra cosa interessante è che qualora un gruppo ransomware o comunque un affiliato ad un gruppo ransomware trova un easy win, il target, qualsiasi dimensione esso abbia, scala immediatamente le priorità e quindi diviene immediatamente la top priority che hanno, no, nella loro scaletta di cose da fare. Quindi è importante non scalare le priorità di questi attori. Ultimamente stiamo osservando anche delle relazioni sempre più forti fra gruppi che gestiscono reti di botnet e operatori ransomware. Potrei citare per esempio Trickbot, con una relazione quasi esclusiva con il gruppo ransomware Conti, ma potrei anche citare gli operatori botnet di Quackbot, che invece hanno interrelazioni con diversi gruppi, quindi sono un pochettino più aperti a queste relazioni. Il fatto importante è che molto spesso un'infezione da agente botnet finisce per un incidente ransomware. Quindi indirizzare quanto più velocemente possibile le infezioni, eventuali infezioni da botnet, mitiga il rischio che questa infezione possa tramutarsi nel breve periodo in un incidente ransomware. Posso fare l'esempio di Colonial Pipeline, dove probabilmente gli attori sono entrati proprio da un'infezione, da una preesistente infezione botnet, per poi diffondere, come sappiamo bene, i propri payload ransomware. Dunque è importante anche una postura di sicurezza robusta, quindi stringere quanto più possibile la superficie di attacco che esponiamo all'esterno. Il trend, come accennato in precedenza, di questa operazione è quello di sfruttare sistemi di autenticazione remota nell'ordine di RDP e VPN,
Quindi mitigare questa possibilità con visibilità, monitoraggio, manutenzione, autenticazione a due fattori e zero trust qualora possibile. È molto importante anche mantenere un buon grado di visibilità su eventuali leak di credenziali e documenti relativi alla propria infrastruttura. Potrebbero essere utilizzati per un vantaggio, come vantaggio per accedere alla propria struttura, e quindi applicare azioni di analisi proattiva su, su tali esposizioni attraverso un provider capace di provvedere ad una vera superiorità informativa, piuttosto che limitarsi a dare le credenziali presenti su Evad Beam Pond, per esempio. Patch management di fondamentale importanza, quindi mantenere i sistemi aggiornati e appunto mantenuti. Il training sui dipendenti, per finire, è anch'esso molto importante, quindi far rendere conto ai propri dipendenti cos'è il phishing e cos'è lo spear phishing, dei rischi relativi alla propria esposizione digitale, che ovviamente potrebbe essere sfruttata per attacchi targeted, e una cultura di sicurezza base. E quindi fare in modo di non cliccare su allegati che sembrano provenire da fonti più o meno fidate, per esempio, o su eseguibili che possano essere trovati all'interno di chiavette, eccetera, eccetera. Qui c'è, ho cliccato qui ma non funziona, come classica frase che viene riportata agli operatori di sicurezza, un po' che fanno un po' sbiancare gli operatori di sicurezza. Io ho finito e ringrazio tutti. Bene, grazie mille Emanuele. Senti, ma hai mai visto attacchi di questo tipo fatti tramite, diciamo, attacchi tra virgolette fisici, nel senso tramite per esempio chiavette USB o cose del genere? Veri o finti? Cioè, perché finti sì. No. Veri, diciamo, attacchi di, come dire, di cyber, di gang di cybercrime fatti tramite chiavette USB o robe del genere. Sì. Cioè, pubblici? Sì. No, non sono pubblici. No. Sì, comunque, sì. Sì, può succedere. Ok, va bene, niente. Questa era, diciamo, l'unica domanda che avevamo. Okay. Va bene, grazie mille Emanuele. Allora ritorniamo. Grazie a voi. Yeah.